Tanto ringrazio Gigi e i compagni qui che ci hanno invitato a fare questa presentazione. Mi interessa molto soprattutto discutere con voi su come si presenta questo movimento che sta nascendo, credo anche in Italia, o spero anche in Italia. Farò alcune osservazioni generali abbastanza schematiche sull'Occupy Movement. Come base da cui partire per poi impostare un discorso un po' più articolato sul movimento degli studenti e specialmente il movimento contro il debito che sta crescendo negli Stati Uniti e sta esplodendo senz'altro in Canada, soprattutto nella regione di Quebec. Alcune osservazioni generali, che anzitutto l'Occupy Movement è stato e è il primo movimento apertamente antagonista in risposta alla crisi. Abbiamo avuto un lungo periodo di silenzio in cui sembrava che qualsiasi iniziativa lo Stato prendesse o Wall Street prendesse di attacco al sistema di riproduzione della popolazione sarebbe rimasta senza risposta. Abbiamo visto milioni di persone sfrattate, abbiamo visto uno dei più grossi trasferimenti di denaro dal pubblico, dalla sfera pubblica alla sfera privata, alle banche, senza che ci fosse una risposta. Abbiamo visto intere zone industriali smantellate, la disoccupazione crescere. Il movimento delle occupazioni è sembrato un'esplosione, un miracolo quando si è presentato. Nessuno si aspettava, dopo questo lungo momento di stasi, di stagnazione. E senz'altro quello che voglio sottolineare è l'importanza della situazione internazionale. Non c'è dubbio, a mio avviso, che sull'importanza del movimento della primavera araba, Tahrir Square, il movimento Kinzem in Spagna, il movimento delle piazze, che questo ha dato un impulso molto grosso anche al movimento Occupy, che è partito a New York da un'iniziativa apparentemente molto modesta, l'iniziativa di un gruppo di studenti della City University di New York di creare una specie di tendopoli in protesta al fatto che la città di New York aveva fatto tagli molto grossi sulla spesa per l'educazione a tutti i livelli, non soltanto sulle università pubbliche, ma anche sulle scuole elementari e così via. E da questa tendopoli, apparentemente, a partire da questa tendopoli, è cominciato tutto un processo che subito si è ispirato all'esempio di Tahrir Square, all'esempio del Kinzem, cominciando con grosse assemblee, con assemblee popolari, assemblee di studenti, che hanno cominciato a formulare, articolare la possibilità di occupare, di fare un'occupazione a vuoti. Che nello spazio di poco tempo è stata una nicchia. Quando le strade Zuccotti Park è stato occupato, molti di noi hanno scosso la testa e hanno detto questo non durerà più di alcuni giorni, e invece fortunatamente abbiamo dovuto ricrederci, perché chiaramente questa iniziativa ha risposto a un grosso bisogno che esisteva nella popolazione, non solo nei movimenti latenti, ma nella popolazione in generale. E adesso voglio sottolineare alcune cose. Probabilmente conoscete già un po' le modalità in cui sono avvenute le occupazioni, che da Wall Street, da Zuccotti Park, Liberty Park, nominata Liberty Park, si sono poi sparse a macchio d'olio un po' per tutto il paese, non solo in California, Oakland, che sono stati episodi molto eclatanti, ma anche praticamente in ogni città si sono avute occupazioni. Allora vorrei sottolineare alcune cose. Che cosa ha rappresentato politicamente questo movimento?
che ovviamente adesso è in evoluzione, quindi non sto descrivendo solamente il passato, ma anche come si presenta in questo momento. Ha rappresentato alcune cose molto importanti. Prima di tutto ha portato in piazza, ha dimostrato visibilmente, e subito è stato un momento di aggregazione molto forte, perché nelle settimane seguenti l'occupazione migliaia e migliaia di persone comuni che non erano parte di movimenti, si sono aggregate, sono andate in piazza a dire la propria rabbia, a dimostrare la propria protesta, a raccontare la propria storia. Quindi è stato un grosso momento di aggregazione ed è stato anche un momento in cui di fronte alla la protesta, questa protesta latente, questo grosso rifiuto della politica, dell'economia che veramente è dentro la popolazione a tutti i livelli, ha avuto un volto pubblico. Quindi ha reso manifesta di fronte alle istituzioni, di fronte alla classe politica, ha reso questa protesta, gli ha dato un corpo, gli ha dato una faccia, gli ha dato una voce. E questa è senz'altro una delle cose più importanti. Secondo luogo ha anche rappresentato nei modi in cui si è data, no? Nelle forme in cui si è data, ha anche rappresentato un chiaro rifiuto della politica di rappresentazione. Si è parlato molto del rifiutare la delega, rifiutare la politica della rappresentazione. L'occupazione è stato anche questo, di dire no, di dare un taglio con tutto un modo di politica che soprattutto negli Stati Uniti è molto 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 radicata. Per esempio alla fine degli anni del periodo Bush c'era un grosso movimento, un movimento che ancora era cresciuto dai tempi del movimento contro la globalizzazione, e quasi da un giorno all'altro questo movimento si è, così può dire, autoespropriato, consegnando tutte le sue ricchezze, tutte le sue energie, tutta la sua conoscenza alla campagna per le elezioni di Obama. E purtroppo questi atti di autoespropriazione, questi atti si sono ripetuti molto spesso nella storia dei movimenti americani. L'Occupy Movement ha rappresentato una svolta, ha rappresentato un rifiuto di questa rappresentazione e anche una modalità nuova appunto nelle forme di decisione, di decisionalità, come per esempio questo di adottare l'assemblea pubblica come suo mezzo di espressione. Terzo luogo ha rappresentato anche questo bisogno che c'è da anni, che si sente da anni nei movimenti, di non separare, di creare forme, di fare politica che non separano il movimento della politica dal movimento della rivoluzione quotidiana, il movimento della politica dal movimento dei bisogni. E quindi questo subito in impegnarsi nel lavoro anche di riproduzione, di creare quello che noi chiamiamo un self-reproducing movement, no? Un movimento che fa l'assemblea ma che anche organizza il gruppo per pulire la piazza, che organizza lo spazio per i bambini, che dà da mangiare, una cosa pazzesca, per esempio, nelle settimane, per varie settimane, l'Occupy Movement ha distribuito cibo a migliaia di persone, ha distribuito, e tutto questo ha significato anche creare una rete di contatti, non solo distribuire cibo, ma creare una rete di contatti con contadini nello stato di New York per procurarsi il cibo. Quindi si è cominciato a vedere dentro l'Occupy Movement anche il frutto di tutto un lavoro organizzativo che era andato avanti abbastanza silenziosamente negli anni, no? Questo movimento alternativo di creare economie solidali, di andare al di là del mercato, di stabilire contatti tra il produttore e il consumatore. E allora tutto questo ha avuto una chiara corrispondenza dentro l'Occupy Movement. Quindi questi tre aspetti secondo me sono da tenere presenti quando pensiamo al significato politico di questo movimento. Un'altra cosa importante è stato il fatto che l'Occupy Movement
ha riiniettato il discorso di classe dentro la politica dei movimenti americani. Anche se ci sono state molte critiche, molti dibattiti sull'efficacia del 99%, we are the 99%, in realtà dentro il discorso del 99% è circolato un discorso di classe, un discorso che ha riconosciuto l'importanza dello sfruttamento, l'importanza, cosa significa Wall Street, cosa significa il potere del denaro, come appunto oggi le banche sono veramente al centro di questo processo di finanziarizzazione che ristruttura anche la nostra vita e il lavoro di riproduzione. Tanto è vero che a partire dall'Occupy Movement c'è stato un momento di che sta ancora andando avanti, c'è stato un momento riflessione e riorganizzazione dentro al sindacato stesso. Per esempio alcuni sindacati a New York si sono senz'altro dimostrati molto molto disposti ad appoggiare l'occupazione, cosa estremamente nuova, perché il sindacato ovviamente, specialmente in questi anni, è andato estremamente a destra e comunque si è sempre allineato su posizioni istituzionali, anche loro dedicando tutte le loro energie e risorse fisiche e finanziarie alle campagne elettorali, no? Ma in realtà invece il momento di Occupy è stato un catalizzatore nei confronti del sindacato. E voglio fare solo due esempi molto, molto veloci, che però sono significativi. Per esempio, per la prima volta in moltissimi anni, un gruppo di dentro il sindacato della metropolitana ha organizzato una specie di momento di insurrezione, insubordinazione, no? In 25 fermate della metropolitana hanno distribuito dei volantini in cui dicevano: oggi per varie ragioni i treni sono liberi, l'entrata è libera, quindi e migliaia di persone hanno potuto prendere la metropolitana senza dover pagare. Un altro episodio è stato da parte dei sindacalisti del garbage, della spazzatura, che per esempio hanno le loro vagoni, quelli della spazzatura e anche quelli degli autobus, specialmente quelli degli autobus, i cui autobus sono stati reclutati dalla polizia per trasportare un gruppo di dimostranti che erano stati arrestati, e loro si sono rifiutati e hanno anche fatto un esposto dicendo: non è questo il nostro compito. E queste sono cose molto nuove, veramente sono significative. Il movimento è stato catalizzatore non solo nei confronti del sindacato, ma è stato catalizzatore anche nei confronti di altri movimenti. E soprattutto il movimento degli studenti, di cui parleranno poi Mala e George. Infatti dico solo questo, che da vari anni c'erano tentativi di lanciare un movimento degli studenti che spesso iniziavano e però si arrestavano. Tentativi che avevano avuto una presenza significativa soprattutto in California. Per la prima volta l'Occupy Movement ha dato la possibilità, è stato il terreno in cui il movimento, specialmente un movimento contro il debito, ha cominciato a crescere e acquistare una nuova capacità organizzativa. Due sole altre parole per dire che dopo due o tre mesi, in quasi tutte le parti degli Stati Uniti, la polizia ha attaccato gli accampamenti, e in molti di questi casi, nella gran parte di questi casi, questi accampamenti adesso sono stati smantellati. Ciò non significa però che il movimento è finito, al contrario, credo che sia un'opinione molto diffusa che il movimento, invece di essere di terminare, il movimento in effetti si è espanso e ha raggiunto aree e gruppi della popolazione che prima non aveva raggiunto. Per esempio nel caso di New York, il movimento che era, se si vuole, centralizzato a Zuccatti Park, nella zona di Wall Street,
si è diffuso adesso in quasi tutti i quartieri. Oggi per esempio ci sono assemblee a Queens, ci sono assemblee a Brooklyn, ci sono assemblee a Staten Island, anche in luoghi dove tradizionalmente sembravano non toccati dalla politica, come per esempio Staten Island, che è una zona molto conservatrice. E in questo modo non solo si è allargato geograficamente, ma anche ha cominciato a toccare varie popolazioni, gruppi della popolazione che prima non erano stati. Per esempio nel caso di Queens ha cominciato a diffondersi in mezzo a comunità migranti. Voglio chiudere qui dicendo che in questa diffusione, in questo processo, il movimento si è anche cominciato a organizzarsi su tutto un arco di problematiche, su tutto un arco di lotte che sono al di là della lotta degli studenti, al di là della lotta contro Wall Street. Per esempio, in alcune aree il movimento si è focalizzato contro gli sfratti. Abbiamo 6 milioni di persone che hanno perso la casa negli Stati Uniti, 6 milioni di persone. Quindi la questione della casa è una questione importantissima e su questo il movimento ha cominciato a organizzarsi. La questione delle prigioni, abbiamo 2 milioni e più, l'America è il paese che ha il più grande numero di persone in prigione. E non solo in prigioni che sono più di 2 milioni, ma quasi 6 milioni che sono passati attraverso il sistema penitenziario. Quindi la questione delle prigioni è importantissima. Questi sono due esempi, ma se ne possono fare altri. Quindi adesso esiste tutta una rete di gruppi che non solo conducono assemblee nel territorio, no, ma anche hanno organizzato working groups, gruppi di lavoro che organizzano su vari tipi di lotte, su vari tipi di problematiche. E il frutto di questo lavoro si è visto il 1° maggio di quest'anno, che è stata veramente una catena di tornasole. Il 1° maggio, le celebrazioni per il 1° maggio in Europa significano molto poco perché è stata una festa completamente istituzionalizzata, ma negli Stati Uniti il 1° maggio è diventata una cosa proibita, perché è stato già dalla fine dell'Ottocento è stato considerato il 1° maggio come una festa sovversiva e quindi criminalizzato e poi dimenticato. E il movimento ha deciso di rilanciare il 1° maggio, di rimettere il 1° maggio appunto con un significato antagonista. E quest'anno, nel 1° maggio, è stata l'occasione in cui tutti i vari gruppi che adesso formano l'Occupy Movement, questa diffusa occupazione, si sono incontrati, si sono coordinati, hanno messo insieme le proprie energie e hanno organizzato una giornata, secondo noi, storica, che anche i padroni hanno dovuto riconoscere, che hanno dovuto ammettere che quest'anno c'è stato un 1° maggio. E per tutta una giornata, a partire dal mattino e fino alla sera, ci sono stati grossi aggregamenti. E alcuni dei compagni qui anche da Bologna hanno partecipato, che hanno dimostrato la capacità di la grande varietà di realtà, no? Che si coagulano in questo movimento. E mi fermo qui. Okay.